Quando lo sport e la salute chiamano, Jimmy Ghione accetta sempre l'invito. Finché c'è la salute, però voglio dire, laddove non c'è la salute mi curerò, però è meglio prevenire che curare, per cui nella mia frase penso che ci sia tutto, però io sono disposto a risponderti a qualsiasi altra cosa, prego. Ipertensione, cosa ne pensi? L'ipertensione, mio padre purtroppo ne soffriva, io non ce l'ho più, mio padre, parliamo seriamente, io sono uno che non beve, non fuma e mi tengo proprio perché probabilmente a fronte di tutto ciò che è successo in famiglia, ho detto magari ereditaria la cosa, per cui io mi controllo, però ripeto, una sana alimentazione, poco sale, anzi io addirittura ho la pressione troppo bassa delle volte, per cui però assolutamente voglio lanciare un appello, io sono sportivo, 50 anni, ma faccio sport tutti i giorni, l'alimentazione è la prima cosa, noi siamo quello che mangiamo, per cui di non riempirsi troppo prima di far sport, dopo, insomma, di mantenersi leggeri. Giustissimo. Oggi hai giocato a tennis, vinto? Sì, sì, ho vinto, ma qua, come si dice, deve vincere la prevenzione. Siamo tutti amici, se sbagli il compagno sei fatto, come si dice. Però va bene, dai, la prima partita l'abbiamo vinta, vedremo. Con lo Cicero, rugbista, ha detto che se non avessimo vinto in campo avremmo vinto dopo perché avrebbe spaccato la schiena agli avversari, comunque. Quindi in ogni caso avreste vinto? Sì, sì. Perché laddove non arriva la forza deve arrivare l'astuzia, dove non arriva l'astuzia richiamiamo la forza, e in quel caso la forza bruta di Lo Cicero ci avrebbe consentito di vincere, forse. L'importante è aver vinto in questo modo ancora più... Sì, no, il messaggio, ripeto, riparliamo seriamente, è la prevenzione, perché delle volte sì, ci si può curare, ma delle volte tardi. Quindi prevenzione, prevenzione, prevenzione. Jimmy Ghione, ciao. Grazie. Ciao.